l'esordio di Federica Pellegrini nel programma televisivo Ballando con le Stelle si rivela complicato, critiche dai giudici e poche luci nella prima performance della campionessa. La prima esibizione di Federica Pellegrini e del suo partner Angelo Madonia ha incontrato giudizi severi da parte della giuria. Ivan Zazzaroni è stato l'unico a elogiare la nuotatrice, riconoscendo i suoi sforzi e dandole un voto 7, sei molto più simpatica di come pensi. Non pensavo che partivi così, ti manca solo di lasciarti un filo andare. Però, per me non perdi mai il tempo e già questa è una impresa incredibile. Fabio Canino ha consigliato di affinare il rapporto di coppia, assegnando un 5. Caroline Smith ha ritenuto rischiosa la scelta di un ballo complesso come il jive per l'apertura dello show, concludendo con un voto 4. Selvaggia Lucarelli attacca la nuotatrice e il suo partner. Più pungente è stata Selvaggia Lucarelli, che ha rivolto una critica non solo alla performance, ma anche all'aspetto del ballerino Angelo Madonia, chiedendogli perché adottasse uno stile simile a quello di Tony F. Sul giudizio della nuotatrice è stata ancora più dura, purtroppo Federica rimane una donna dei record perché è la cosa peggiore che abbiamo visto questa sera, assegnando un voto di 4. Anche Guillermo Mariotto, pur incoraggiando la coppia con parole positive, non si è trattenuto nel voto, assegnando un altro 4, tutte le atlete si sono portate la coppa a casa. Lo farete anche voi. Lavorate e portatevela a casa. Federica Pellegrini, mettersi in gioco vuol dire accettare critiche. A difendere la nuotatrice sono stati Alberto Matano e la conduttrice Milly Carlucci. Matano ha ricordato l'importanza della Pellegrini per lo sport italiano, invitando il pubblico ad accoglierla con un caloroso applauso. Milly Carlucci ha evidenziato il contributo di Federica Pellegrini come leggenda sportiva, noi non siamo un popolo che coltiva le proprie leggende, sappiate che lei è una leggenda. La nuotatrice, accettando le critiche senza scomporsi, ha commentato, so chi sono e cosa ho fatto però mettersi in gioco significa anche prendere delle stoccate.